Cirini è un artista della danza. Le sue movenze sinuose sono un simbolo per il Cantassori, festival della canzone inclusivo, giunto alla sua 21esima edizione. Con Maria Pia, altra artista speciale. Un evento sociale di scena a Foggia che attraverso la musica rende protagonista la comunità locale a fianco ad artisti di rilevanza nazionale. Noi non siamo pezzi di ricambio che vengono fuori da una catena di montaggio, noi, ognuno di noi ha la sua specificità, la sua particolarità e non deve essere considerata una particolarità di una persona come un fattore che ti deve portare a essere discriminato. Il festival è promosso dall'Assori, che da 40 anni si impegna a promuovere la salute e l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Riusciremo a fare un'accademia dei nostri ragazzi speciali? Siamo a buon punto, io penso proprio di sì, e sarà un vanto nel profondo sud, qualcosa di meraviglioso da presentare a tutti quanti, all'Italia e a tutta la nazione. Il sogno di Mastrangelo di un'accademia pugliese di artisti speciali può trovare terreno fertile nelle novità normative. Oggi noi sentiamo parlare di questi tre stereotipi: diversamente abili, abili, speciali, ma handicappati. Da oggi, in linea con il 2009 dell'ONU, praticamente finalmente dopo tanti anni di battaglia abbiamo il discorso delle persone con disabilità. Ci sarà uno snellimento operativo per tutte le procedure, parte il 30 giugno e dal 1 gennaio 6 province ci sarà una grande sperimentazione. Io penso che siano isole felici tutte quelle isole in cui nessuno deve sentirsi privo di cittadinanza.